Il pari arriva solo in extremis, al 90esimo, ma il Napoli quel gol lì se l'era ampiamente meritato per tutto quello che aveva fatto lungo tutto il resto della partita. Basti pensare ai numeri finali, con i padroni di casa che dominano in ogni statistica gli angoli 17-3, il possesso palla 62-37%, i tiri 26-8 e i cross 47-7. Insomma, alla fine per la Roma resta l'amaro in bocca di vedersi raggiunta proprio quando pensava di aver portato a casa una vittoria fondamentale e per il Napoli la gioia di non perdere una partita che non avrebbe meritato di perdere. Probabilmente, a far festa, a conti fatti è soprattutto la Juve, che porta a 6 punti di vantaggio sullo stesso Napoli. Per la Roma, invece, un punto che fa classifica, in attesa della trasferta di Firenze. Punto gioco e occasioni. Ancelotti alla fine davanti sceglie Milik che lascia fuori Mertens, Di Francesco invece rilancia Jesus al fianco di Manolas ed alla fine è costretto a rinunciare a Florenzi. Assorbito il ritardo iniziale di 7 minuti per un guasto al sistema VAR tornerà a funzionare solo dopo 12 di gioco. Il Napoli inizia anche a macinare gioco, costringendo spesso e volentieri la Roma a doversi compattare per difendersi negli ultimi 25-30 metri di campo. Punto Fabian Ruiz è scintillante, così tanto che al 7° semina il panico nell'area giallorossa saltando tutti, ma Insigne sbaglia praticamente un calcio di rigore quasi fatto, anche per l'intervento in scivolata decisivo di Manolas. Già, Manolas, se la Roma chiude il primo tempo in vantaggio è soprattutto merito suo, che sbroglia 3-4 situazioni complicatissime, sia sui tanti palloni tagliati in mezzo da Mario Rui e Callejon sia con un anticipo in verticale su Insigne, che altrimenti avrebbe puntato solitario la porta. Così al 14° è la Roma a passare un po' a sorpresa dopo che Dzeko aveva messo i brividi da fuori ad Ospina. È under complice anche la finta intelligente dello stesso Dzeko a regalare l'assist decisivo ad El Shaarawy, che insacca con l'ausilio del palo. Poi è il Napoli che torna a creare occasioni su occasioni con Milik fucilata da fuori, parata e colpo di testa fuori di poco, Hamsik tiro sullo scarico di Fabian Ruiz, ancora bene Olsen, Callejon esterno di poco al lato e tiro teso in mezzo, con Manolas che salva su Milik a colpo sicuro e Insigne tiro da fuori di poco al lato. Paradossalmente, però, ad andare più vicina al gol è ancora la Roma al 35esimo, con Dzeko che prima salta Ospina su invenzione di Under e poi di sinistro centra la porta a girare, ma sulla riga è al viol di testa ad evitare il 2-0. Punto desktop minore di Spend Class uguale notification / Spend Stop Napoli, ride la Juve. Ringhio salvo ma, Gazzetta Cerix Link copia embed copiati potrebbero interessare anche security warning please treat the URL above as you would your password and do not share it with anyone. See the Facebook Help Center for more information. Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione proprie di terze parti per le sue funzionalità e per inviarti pubblicità, contenuti e servizi più vicini ai tuoi gusti e interessi. Chiudendo questo messaggio, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie per le finalità indicate. Per negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie o anche solo per saperne di più fai clicca qui. Accetto assalto azzurro. Nella ripresa la Roma allora cambia e si mette 4-3-3, ma a non cambiare è la sostanza, con il Napoli costantemente proiettato negli ultimi 30 metri di campo della squadra giallorossa. Dopo appena 20 secondi di gioco è Olsen a salvare su traversone di Callejon, evitando che la palla arrivi a centro area a Milik, da solo a porta vuota. Poi arrivano occasioni in serie per Insigne, due clamorose, prima calcia alle stelle da ottima posizione, poi buca di testa da solo davanti ad Olsen e Callejon, sui cui al 15° Olsen salva sul secondo palo con l'aiuto anche del legno. E la Roma? È tutta lì, raggomitolata su se stessa, a difesa del vantaggio preziosissimo e pronta, eventualmente a colpire in contropiede. Il problema è trovare gli spazi per distendersi e anche la forza per andare. Al 36° il San Paolo vibra, ma il gol di Mertens splendido, l'assist in verticale di Elen è annullato per fuorigioco. Ma il folletto belga trova la fiammata giusta in extremis, al 45esimo, con un piatto che insacca il pari a ridosso della linea di porta. Finisce così, con un pari meritato da parte dei padroni di casa e un punto prezioso per gli ospiti.